Con Francesco Paolo D'Adamo ci troviamo nelle aree di risulta della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina, un tracciato, quello costiero, quello della cosiddetta Costa Teatina, abbandonato ormai da 10 anni. Forse ci siamo dimenticati la storia di questa ferrovia. Ma intanto forse abbiamo avuto troppa fretta di smantellare il tutto. Uno dei tratti più belli di ferrovia, quantomeno italiana, ma io direi almeno europea, perché tutto il tracciato sul mare che va da Vasta Ortona era paesaggisticamente favoloso. Si poteva quantomeno mantenere il tracciato, magari avere dell'idea di ripristinare un trenino turistico o qualcosa di questo tipo. Proposte ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo io e tanti altri. Ci sono delle tesi di laurea in merito, però come vediamo è tutto lasciato così come lo vediamo. Vogliamo raccontare la storia di questo tracciato ferroviario? Ma la grande infrastruttura ferrovia che partiva dal nord e congiungeva tutta l'Italia fino al sud nasce nel 1861 e il tratto da Ancona a Foggia, mi sembra, del 62. E la cosa bellissima è che nel 1862, per non perdere un finanziamento, un premio di 1 milione di lire, che per l'epoca era una cifra spropositata, fecero passare il re, con il treno qui nel tratto da Ortona a Vasto, sopra delle palafitte conficcate nel mare, e crearono molto, molto fastidio, molta paura anche a vedere le strade che si percorrono adesso. Con dei ponti che crollano all'improvviso, penso che per l'epoca sia stata una grande opera ingegneristica quella di far passare il treno sopra queste rotaie. Il re si fermò a Vasto? Il re si fermò a Vasto nell'863 e non volevano fermarsi perché non c'era ancora la stazione, però poi, convinto dagli onorevoli Ciccarone di Vasto e Silvio Spaventa, e accolto da 300 signore locali che festeggiarono il re, incantato dal paesaggio di allora, il re pare che si sia commosso addirittura e abbia lasciato encomi per quanto riguarda la nostra città e quello che era riuscito a fare. E nel 1864 finalmente fu costruita la stazione, fu inaugurata in pompa magna. Sai, immaginato quel film d'epoca con la banda, con tutta l'orchestra militare che suonava, e Filoteo d'Ippolito, sindaco di Vasto, tagliò il nastro e finalmente Vasto ebbe la sua stazione, la stazione che fece nascere la città del Vasto dal punto di vista turistico, perché prima per arrivare a Vasto non si sapeva, non c'erano nemmeno le strade sterrate. In mezzo a tutto questo degrado rimane qualcosa dell'antico tracciato ferroviario. Siamo fermi qui proprio per questo, perché qui ci troviamo nel luogo della pompa che serviva per riempire, le caldaie delle locomotive a vapore. Qua addirittura c'è stampato la data di realizzazione 1949. Non è una cosa rarissima, però per Vasto io ne farei un oggetto di richiamo, se non altro per stuzzicare la curiosità dei ragazzini e ricordarsi magari anche una mostra fotografica con le immagini del treno, della stazione, di quanti degli incidenti ferroviari e tanto altro che è successo nell'ambito delle ferrovie nella zona di Vasto. Quando si arrivava a Vasto da nord, qual era la visuale, la Allora, panoramica? si arrivava guardando la collina con la città come era prima della frana del 56. C'erano un po' di villini liberti e soprattutto alle nostre spalle c'era la fantastica struttura per l'epoca dell'Hotel Nettuno, che era dotato addirittura di doccia sulla spiaggia. Era una cosa veneristica e quindi il turismo è nato anche e soprattutto, secondo me, per la ferrovia. Per
Negli anni 30 Vasto era rinomata a livello turistico, non era mica una cosa. Se uno va a vedere durante il periodo, durante il ventennio, c'è stato proprio un grosso afflusso e Vasto poteva dimostrare di essere quello che. Il tratto ferroviario che corre in territorio di Vasto è stato anche teatro di un disastro ferroviario. Ce ne sono stati diversi, però quello che si ricorda più frequentemente, nel 1902 ci fu un'alluvione terribile che ha allagato praticamente tutto il territorio. Incontrata Buonanotte, il treno deragliò, un frenatore al primo viaggio, Zanotti Armando di Bologna, fu squartato, praticamente spezzato in due, lo ritrovano un pezzo da una parte, un pezzo da un altro, ancora attaccato al freno, però purtroppo in quelle condizioni non c'è stato niente da fare. E lo stesso giorno, i carabinieri che operavano qui nella zona della stazione, nel marasma generale ebbero tante vicissitudini. Uno dei carabinieri fu trasportato dall'acqua fino al mare, lo ritrovarono molto mal ridotto, nonostante tutto, dopo qualche tempo lo sfottevano pure perché dice: "Ma come hai fatto? Dai, hai fatto finta, non è possibile, così vestito, armato di tutto punto, eccetera, eccetera, ti sei salvato". Però la fortuna per chi, per il carabiniere, c'è stata, per il povero Zanotti di Bologna, no. Questo succede. Attualmente Vasto ha due stazioni, una in località San Tommaso, la stazione principale Vasto San Salvo, e poi la stazione di località Punta Penna, cioè Porto di Vasto. Una volta invece? Una volta c'era solo questa qui, Vasto, basta. Però c'era un progetto che indicava come seconda stazione di Vasto, probabilmente collegata a questa con la famosa teleferica che si intendeva fare all'epoca, perché volevano realizzare una linea ferroviaria da Vasto a Napoli. Questo progetto si è fermato perché non avevano nessun interesse i politici dell'epoca a fare questa operazione. Però già erano state acquisite le aree, erano già state previste le stazioni nei centri dell'entroterra. Sarebbe cambiata l'economia e la geografia del territorio? Credo che sarebbe stata una storia totalmente diversa. Probabilmente a livello paesaggistico avremmo avuto ancora più danni che non adesso. Perché anche allora, se vogliamo, la speculazione esisteva. Però a livello proprio strutturale il collegamento con Napoli sarebbe stato veramente una manna dal cielo per un'area disastrata come era qui in quel periodo. C'è anche un episodio di vita vissuta che vuoi raccontarci perché è legato a questo tracciato ferroviario, a questa stazione, ma soprattutto a Vasto. E soprattutto alla visibilità che dava la ferrovia alla nostra zona, perché adesso si entra dentro un tubo e si esce da un'altra parte, e di conseguenza delle nostre bellezze colui che usufruisce del treno non ne gode. E questo ho già alcune altre volte raccontato questa storiella, ma non è una storiella, è capitata a me. In Turchia, non a Termoli o a Campomarino, in Turchia stavamo in un negozio di tappeti e il venditore ci chiese: "Dice, ma da dove venite?" Noi: "Da Vasto". Questo rimase, dice: "Ah, Vasto, bellissimo, un posto dove il treno rallenta piano mentre io vado a Brindisi a prendere il traghetto, la nave per tornare in Turchia, è bellissimo, c'è la spiaggia", me l'ha descritta perfettamente. A un'altra coppia chiese: "E voi di dove siete?" "Siamo di Pescara". Rimase interdetto, disse: "Pescara dov'è?" Questi erano sbiancati, dice: "Come dov'è? Canosci lo Vashten, canosci Pescara", dice, "ma roba dell'altro mondo". Questo ti fa pensare che chi ha velocemente smantellato questa ferrovia non ha valutato i vantaggi che questa ferrovia dava al territorio. Ma questo succede purtroppo per tante infrastrutture. Si deve agire con l'impeto del momento, bisogna fare le cose, bisogna fare le cose, probabilmente le cose bisogna farle, ma bisogna valutare come, perché
perché si fanno. Ti sarebbe piaciuto un tracciato turistico Se con un fosse trenino? il trenino famoso che già ai tempi del piano paesaggistico di tanti anni fa io e altri abbiamo proposto, doveva essere secondo me un'idea da sostenere, perché avrebbe valorizzato tutta quanta la costa e non avrebbe inficiato l'utilizzo delle linee veloci che devono passare adesso sotto nel buco, come dico io, sotto E vasto. forse avrebbe valorizzato anche il futuro parco se un giorno si farà davvero. Allora, quello del parco è una questione dove non mi ci voglio ficcare perché non ho voluto assolutamente. Noi stiamo parlando della ferrovia. La ferrovia col treno a vapore dava fastidio perché inquinava, col treno elettrico consumava, col treno. In poche parole, è stato tolto il treno. Secondo me è stato un errore. Il parco, ben venga, fatto bene.